Com'è stata in Turchia? Dove sei stato? In Russia. Ah, mi dimenticavo. No, Mosca. No. Ti pensavo in Turchia, visto la barbetta. No, no, come... A Mosca. E com'è andata a Mosca? Molto bene, molto bene. Cioè, c'è tanto... Ho presentato a Tantana. Oh. E a una conferenza stampa con due giornalisti. Ho fatto tradurre il manifesto di Tantana. Ho raccontato alcuni siti che abbiamo costruito insieme. Tu sai che siamo in vista in galleria qua? Vabbè, certo. Lo sai. Perché sì, sento un po', è troppo tranquillo. Troppo tranquillo? Sei, sei sicuro che sei in galleria? No, no, è rissa in galleria. Poi l'intervallo di rissa in galleria. Di rissa in galleria. Cioè, mi hanno detto di calmarmi. Qualcuno mi ha detto di calmarmi. Siamo sai che ho trovato lo sponsor? Ma va? Sì, questo qua è quello che vende la camomilla. Ah, ecco, questo potrebbe questo essere lo sponsor. Questo è il nostro sponsor. Alla fine mandiamo in onda lo sport, no? Della sua camomilla. Vabbè, ma comunque io voglio fare un ragionamento con te su quest'idea della rissa. Tu, il Novecento è finito. Ci mettiamo una bella sopra, una bella pietra sopra e dobbiamo cominciare da un'altra parte. Slovat, Tantan, cioè, ci ha dato l'indicazione, sto facendo questi 100 ritratti ad altri tanti artisti non conosciuti che vanno dal dilettante di 90 anni al ragazzino di 10 e poi a persone che magari hanno rifiutato il fatto di partecipare alla visibilità nei media. C'è gente che non accetta la situazione dell'arte per quello che è. Vuol dire pensare veramente al contrario. Esatto. Cioè, accettare lo strumento di comunicazione. Ma no, accettare lo strumento di comunicazione per quello che è, cioè l'arte. Ah, beh, sì. L'arte è forse la vera comunicazione, anche qualora non comunica, decide di non comunicare, di non esserci. Cioè, insomma, l'arte è sempre stata tutta una rissa. Sì. O no? No, è stata una rissa quando è stata interessante. Intanto l'arte è interessante quando ognuno diventa intanto traditore di se stesso e quindi comincia a litigare con se stesso. Questa è la cosa fondamentale, che è una delle cose più difficili, perché quando segui l'andamento di certi grandi artisti come Picasso, che ha fatto il periodo blu, rosa, eccetera, sarebbe interessante capire, se ci fosse, evidentemente, capire com'è stato quel momento lì in cui lui è passato da un colore all'altro, che sembra una stupidata detta così, ma ha dovuto tradire se stesso per diventare un altro. E questo è abbastanza affascinante. E appunto allora l'arte è intanto un'espressione di cultura molto dura, molto violenta, in sé. Ecco perché è previsto che ci sia la rissa con se stesso e la rissa con gli altri. Ed è il fuoco che mantiene aperto le menti e porta avanti i problemi in un modo sempre nuovo. Sì, vabbè, ma cos'è la rissa nell'arte? Questo tradimento, per me è questo tradimento. Perché la rissa è... Ti metti in condizioni te stesso di non essere più quello che eri, ma di essere quello che sarai. E quindi deve creare uno scollamento totale. Tantan ha un vantaggio, cioè è stata concepita con un'idea di base che non viene mai dichiarata apertamente, ma che è importante, che l'idea di base è questa, che la cultura non passa più attraverso le scuole. Perché quando arriva un certo tipo di cultura, la scuola ci vede 3-4 anni prima di reagire, invece di essere precedente, anticipatoria. Allora, questo mi ha fatto decidere di fare Tantan, proprio per questo motivo. Allora, se la cultura passa solamente negli studi professionali, di architetti, designer, artisti, quello che sono, e non attraverso scuola, allora il professionista che decide di fare un corso fatto in un certo modo, un workshop fatto in un certo modo, prende al volo, prende in mano, cavalca questa cultura che in quel momento è decisiva, non aspetta che ci sia un vento di ritorno.
Allora, questo è il grande vantaggio di Tantami, che pone sul tappeto immediatamente dei problemi di cultura che sono immediati, non è che aspettano che il marketing decida che una cosa funziona o non funziona. Ecco, su questo io ho appena finito un film sulle donne fotografe. Il mondo femminile, secondo me, sta vivendo un momento di forte tensione e soprattutto facendo questo viaggio nella fotografia femminile ho notato che le donne hanno anticipato questo fenomeno, nel senso che ho vissuto un'esperienza incredibile proprio perché le donne se ne fottono in un certo senso dell'aspetto professionale classico che ci ha dominato per tutti gli anni 90, 80, del fotografo di successo, vi dicevo. Queste soprattutto fotografano per capire se stesse e capire il mondo. Che è la stessa cosa che fa Tantami. Esatto, è per questo che te ne stavo. E quindi non è un problema più di arrivare ad un diploma per essere consacrati nella professione, ma comincia a essere un processo di conoscenza, cioè proprio il fatto di entrare in un mondo sapendo cos'è il mondo e chi sei tu nel mondo. È per questo che mi è piaciuto partecipare a Tantami, anche se questo produce economia, perché poi alla fine la domanda è lì. E che tipo di economia produrrà? Beh, io ti dico onestamente che spero che non lo faccia. Perché crolla questo piccolo sistema. Cioè bisogna evitare un'altra cosa, cioè sarà un'altra cosa se crea possibilità di denaro. Ecco, quindi noi dobbiamo cambiare veramente pagina e lavorare per cambiare stia scrivendo sto romanzo. Ma succede come è successo con Michelangelo, che il Papa gli dà i soldi per fare la Cappella Sistina, per cui poi gli mette anche però le mutande a Dio, se no non c'è un'altra possibilità. Cioè non c'è un'azienda che gli dice ti sponsorizzo perché tu fai un corso in quella direzione lì, perché noi siamo, se siamo veramente, pensiamo al contrario, non possiamo accontentare l'azienda. Ecco, quando noi diciamo che il Novecento è finito, diciamo che non è soltanto finito un'epoca artistica, che ha avuto i valori che ha avuto, importantissimi per quell'epoca. Adesso noi siamo alla ricerca di altri valori, no? E quelli stiamo stabilendo probabilmente in questo periodo che durerà 10, 20, 30, 50, 100 anni, proprio di voltare pagina per un progresso dell'umanità. Cioè Tantami io penso che sia un piccolo seme messo lì per questa ragione. È sicuramente un piccolo seme, però non so che valore ancora abbia. Ma sai, c'è un sacco di gente che fa arte per la soddisfazione di fare arte. Perché l'arte lo riporta a quel processo spirituale che si è un po' perso. Ma sai, io non so se ci sono delle cose che si perdono o non si perdono. Io credo che l'arte, la caratteristica dell'arte è questa, che ha la possibilità, la forza, che ogni volta che si pone, che si va a vedere, si autodefinisce. E quindi le autodefinizioni sono mille, milioni. Il bello dell'arte è questo qua. Se uno avesse, e se tutti avessero la propria definizione, io sono felice. E forse questa è la differenza col passato. Perché una volta, quando c'era futurismo, allora dicevi mi piace, sono futurista, oppure non sono futurista. Adesso tu puoi dire che sei un pezzo futurista, un pezzo dadaista, un pezzo di quello lì. Cioè tu adesso sei una specie di macchina infernale che ha dentro di te tantissime cose.